Romina Power, dal consumo di droga al sesso, il periodo di vita fatto di eccessi. Romina Power ha vissuto un periodo della sua vita nel quale ebbe uno stile di vita degno delle rockstar, un periodo di vita fatto di eccessi. Capita più spesso di quanto si possa pensare che le celebrità, o presunte tale, si lascino andare ad una vita di eccessi. Romina Power non è né il primo, né l'ultimo esempio di artisti che si lasciano andare ai loro vizi. Un altro esempio può essere Vasco Rossi, il quale ha fatto di Vita Spericolata non solo una canzone, un vero e proprio stile di vita. Il Blasco ha rappresentato, e rappresenta tuttora, il vero rock italiano sia per la musica che per stile di vita. Certo, quando si parla di lui è facile pensare ad una vita di eccessi, più difficile invece immaginarsi Romina in questi panni. Albano infatti non è certamente un tipo così, eppure i due quando si sono trovati si innamorarono quasi a prima vista. Purtroppo la loro storia d'amore terminò e successivamente il cantante di Cellino San Marco conobbe Loredana Lecciso, con la quale ebbe anche un figlia, Jasmine. Ma tornando a parlare di Romina, andiamo a scoprire meglio il suo passato degno di una rocker. Romina Power, il consumo di droga ed il sesso. La cantante statunitense decide di raccontarsi senza filtri in un'intervista rilasciata a Panorama. La sua è una storia particolare, quasi drammatica. A soli 13 anni infatti venne reclutata dal mondo del cinema per girare film a luci rosse. L'ex moglie di Albano sembra non avere nessuna remore nel raccontare della sua vita prima del cantante. Il racconto prosegue con Romina che ci parla delle sue serate al Piper, all'uscita del quale passò molte notti in compagnia di perfetti sconosciuti. Il racconto prosegue con Romina che dichiara come vivere nell'eccesso fosse per lei molto semplice e di come condivise i suoi vizi anche in compagnia dei Beatles. Racconta poi un episodio molto particolare in cui con lei ci furono il gruppo della sorella Tyrone a casa di Paul McCartney, dove fumò marijuana e visse esperienze da lei definite mistiche. La Power dichiara di voler vivere a pieno la sua vita e di essere favorevole alla promiscuità sessuale e ad esperienze estreme, come quella volta che si fece di LSD insieme ad altri amici e decisero di camminare su uno stretto muro che faceva da recinzione a Villa Borghese. Chi se lo sarebbe mai aspettato che Romina Power nascondesse un lato così,